Buongiorno a tutti, oggi siamo con il nostro pittore Aaron che appena vediamo se ha finito, se deve fatto al 25. No, guardate che bei quadri che fa, preso proprio dalla nonna, dipinto surrealista medio, poi ti mando a dormire. Sono belli, questo qui non mi fa impazzire, ma questo è proprio bello, 210. Per ora li tengo, vediamo se ci sarà mai bisogno di soldi, ce li venderemo. Questo qui che è una civetta, boh, pop art, 227, vediamo, dai. Questo è 151, qui abbiamo già un piccolo capitale, eh. Intanto il piccolo Moses, no, devi portarlo su, Gio. Ecco, brava, portalo su a far la pipì. Vediamo, mi sembra che Moses abbia già imparato. Insegna Moses. Vediamo Moses che abilità ha, perché questa è una famiglia che ho frequentato poco ultimamente. Comunque, 4 di comunicazione, 3 vasino, 1 infatti non è ancora in grado. Il nostro Orion sta bene, vuole andare a fare una passeggiata, perciò nonno Sean porterà Cassandra. Ah, devi. Allora, no, lascia perdere l'innaffiatura, sta raccogliendo, però deve portare il bimbo. Vediamo quanto ha raccolto. Lei ha un sacco di roba, anche lei è l'orticello che aveva fatto Shonda, la Vegesim, quella che ogni tanto si trasformava in Vegesim, e poi innaffierà dopo. Qui c'ha l'erba gatta, di roba costosa. C'è il pacchettino da aprire, e poi deve piantare i fiori anche. Non c'è granché. Dopo poi venderò. Non le more non le ha lei, sì che le deve avere. Spinaci, erba gatta, basilico, erba gatta, more, eccole qua. Va bene, dai. Deve occuparsi del figlio, perché se no portalo su a fare la pipì sul vasino. Dai, Cassandra, che poi se la fa addosso, su. Insegna Moses. Se l'è già fatta addosso, uffi. Allora, fai un bagno a Moses. Lui, vediamo se ha finito. Bellissimo sto quadro, che meraviglia! Completato molto bene. Allora, tu devi andare in bagno. Vai in questo qua giù, usa. Poi, sì, lo so, gioia. Acquisita l'abilità di vasino, molto bene. Poi mangia, altre scelte, apri. E tu fai un po' il bagno al povero Orion, Sean. Guarda quanta roba c'è in frigo, ma non c'è niente. Sì, mangiati un omelette, prendi una porzione. Sean, fai un bagno a Orion e poi ti lascio andare a dormire. Su, è sporchissimo Orion. Ah, ma deve raccogliere anche qui. Fai un bagno a Orion. C'ha da raccogliere anche i limoni. Eh sì, eh. Ok, Cassandra. Ok, adesso fai il bagnetto. Fai il bagno. Non c'è il bagnetto a Moses? Fai il bagno con la schiuma Moses e leggi a Moses per farlo addormentare. Sean non collabora, Orion è sporchissimo però. Dorme, vabbè. Allora, tu stai mangiando molto bene e poi vai a nanna e fai fichi fichi con Cassandra, perché la socialità non va bene. Cassandra, poi tu usa. Dai, fai il bagnetto, Cassandra, su. È come altro bimbo capriccioso. Oh, allora, fai così.
Altre scelte, genitorialità, disciplina, calma, chiedi di non avere tracolli emotivi e poi mettilo a letto. Vabbè, come non detto, va bene, la prossima volta. Sean, se proprio devi star lì come un baccalà, non so io, T'ho detto fai il bagno a Orion, che è sporchissimo. Fai il bagno a Orion, forza, tu vai a dormire, tu vai a fare la pipì, stai leggendo molto bene, usa e fai fichi fichi con Aaron. Ale, domani vediamo di organizzare una cena con i fratelli. Aaron vorrà. Qui la cameretta ve l'ho fatta vedere, ci sono gli armadietti sopra. Ok, dove vai a far pipì? Cosa va a fare? Chiacchiera. Vabbè, chiacchiera, che ti devo dire? Orion non è contento perché? Chiedigli che problema c'è, perché è sporco probabilmente. Vediamo se diventa soddisfatto. Ha voglia di fare la passeggiata, ma anche Sean è messo male, porra stellina. Guarda lì quanta roba c'è da raccogliere anche qui. Cassandra, hai fatto pipì? Ok, fai fichi fichi con Aaron. Ok, lei sta facendo la pipì probabilmente. Molto bene. Sean, poi tu anche devi fare la pipì e andartene a nanna. E Orion, porastella, con chi la fa la passeggiata? Allora, la cameretta di Sean, sì, usa e vai a letto e dormi. Cassandra, vai a proporre a tuo marito il fichi fichi. Perché Orion è ancora così? Chiedigli che problema c'è. No, sta bene, dai, meno male. Ok, qui dobbiamo mettere un po' di terra sotto. Ok, poi faremo, penso, una vacanza a granite con Orion. Sean e Brioche rimangono qui. Adesso non voglio fare progetti perché poi i miei Sims me li mandano sempre tutti all'aria. Qui dobbiamo far partire, inizia la pulizia abituale e poi dormi. Ah, che sollievo, vero Sean? Il bimbo dorme, loro benissimo, stanno facendo fichi fichi molto bene, niente vacanza a granite perché tra 46 minuti deve andare a lavorare. Fantastico, così ci va. No, Orion sta fuggendo, no! No, 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 perché è fuggito Orion? Cavoli, non mi va! Non voglio, ma non ci posso credere. C'è da pagare le bollette qui, mamma mia, 29. Unità familiare. Compra, 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 adotta, trasferisci. No, dov'è? Altre scelte. Pubblica un avviso sull'animale scomparso. Orion, no. No, non voglio. Sean, hai fatto? No, non hai messo in moto l'aspirapolvere, vero? Certo, è ovvio. Allora, inizia la pulizia abituale. Ma Orion, perché sei fuggito? Chiamalo. Non può essere chiamato, Orion è fuggito. Oh, Signore benedetto. Vabbè, poi vai a dormire.
No, ma senza Orion non si può dormire. Dopo l'avviso di Cassandra, tutti dovrebbero segnalare l'eventuale presenza di Orion. Dai, speriamo. Vai a dormire. Certo che sei triste. Mancanza del mio amico peloso sarà dipeso da qualcosa che Cassandra ha detto o fatto. Un animale fuggito rende la casa desolata e triste. Usa un computer e un telefono. Oh Cassandra, anch'io sono triste. Mi aveva appena fatto il bagnetto. Dormi, dai. Almeno domani. Basta che non scappi anche Brioche. Dov'è Brioche? Oh, è lì col suo padrone Sean. Lo so, Cassandra, è triste. Speriamo di ritrovarlo. C'aveva la piscina qui, c'aveva tutto. Richiesta d'arte. Una nuova galleria richiede delle opere. Aaron sa che l'ultima mostra della galleria è stata tradizionale, ma ha appena finito una sequenza di tele coperte di senape per una serie intitolata Tu, mia luce solare. Aaron deve consegnare queste opere pungenti. Io direi opta per le opere pungenti. La galleria considera il lavoro intensamente capace di stimolare pensieri. Bene, bene. Inoltre, il ristorante annesso raddoppia le vendite di hot dog durante lo spettacolo. Aumento del rendimento medio. Bene. Adesso tu che sei brava a cucinare, prima ti fai intanto innaffi tutto. Innaffia. Sean, ma Orion, vogliamo Orion, dove sei? No, ma perché è scappato? Bisogna che appena torna qualcuno lo porti a fare una passeggiata. Lui c'ha sonno, porastella, sverrà sul lavoro. Ok, Cassandra, tu innaffia e poi prepara cucina. E lei a livello 2, la pensavo più cucina dell'empanada, va? Formato famiglia. Ok. Il piccolo dorme e Brioche è tranquilla. Tu, Sean, cosa stai andando a fare? Triste, lo so, anche tu, Sean, sei triste. Mi dispiace tanto. Dai, cucinati qualcosa, su, fatti un pasto veloce. Anzi, prima ripulisci, Sean, ripulisci tutto e ripulisci. Vediamo il lavoro quando ce l'hai. Videogiocatore professionista, 51 minuti, figuriamoci. E poi mangiati qualcosa veloce, fai un pasto veloce, ti mangi uno yogurt. E basta, lui è svenuto sicuramente sul lavoro. Hai 24 ore per pagare le bollette, mannaia. Anna New, guarda, no tesoro, stasera proprio, magari vi veniamo a trovare un giorno, ma paga le bollette e pulisci qui, butta via. Sean, sei triste, lo so, ma tornerà Orion. Poi rimettiamo a posto nella libreria questo libro qua. Lo so, Sean, hai ragione, è bruttissimo che sia scappato di casa. Perché? Magari torna padre, Orion. Torna padre. Dov'è la ciotola di Orion? L'ho spostata ed è sparita? Eccolo, sta tornando Orion. Dov'è? Dov'è? Me lo indica qui. Ma non lo vedo però. Dov'è Orion? Oh Orion, ti prego, torna a casa. Dai, vai al lavoro, su. Cassandra, anche lei è triste. Tutti tristi sono.
Ma però perché se clicco su Orion me lo dà qui? Dai, qualcuno mi ritrovi Orion. Compra una palla, sì, gliela facciamo comprare. E questo è un giochino per gatti, vero? Compra una bacchetta felina, sì, ma mo rimarrete lamentati dei problemi, no? Va bene, dai, è innaffiando. Poi devi preparare da mangiare, poi devi pagare le bollette e rimanete con 4 soldi. Allora facciamo che vendi un po' tutto qua, intanto che annaffi, ok, l'aglio 30, poca roba però, sempre meglio di niente. I pomodori, le fragole, i mirtilli, le mele, le bietole, poi il frutto del drago. Il frutto del drago non è male, caspita. Le ciliegie, e poi ti vendi il basilico, e poi ti vendi le patate. E poi ti vendi, devi piantare i limoni. E poi ti vendi questo. Poi ti vendi i platani. Questo, l'uva che vale parecchio. Purtroppo ce n'è solo tre. Il prezzemolo, e queste sono le piume, non le puoi vendere. Ok, apri questa dopo ancora. Sono due, caspita. Magari è una palla che lei la desidera. Forza, va. Lui al lavoro. Oh, lui è tornato, è devastato. Allora, pagale tu le bollette, Aaron, dai. Paga le bollette, così lei la lasciamo tranquilla. E anche tu apri. No, tu anche c'hai un pacchettino, no? Ok, vai a letto, dai. Vai a dormire, che non ne puoi più, poverino. Dai, ma quando. Oh, è tornato! È tornato, amore, vallo a prendere. Sveglia Orion. Vallo a prendere, abbraccialo. Gli ha trovato anche un regalino. Dai, veloce. Chiamalo, anzi. Chiamalo. Amore, Orion, non farlo mai più, mai più. Mai più. La voglio, guardate che bello che è. Lo voglio un po' così. Dai, perché non me lo fa manovrare, uffi. Allora, così, così, così e giù. Ma che bello amore che sei! Ma non scappare mai più, eh! Non scappare mai più! Faccia simpatica, adorabile. Abbraccialo, Cassandra, abbraccia. Come sveglia Orion? Ma sta dormendo? No, sveglia Orion e abbraccialo. Poverino che era scappato di casa. Abbraccialo, è di nuovo lercio però. Su, abbraccia Orion. Eva, Dai, dove vai? Non è che scappi di nuovo, vero? Vai in piscina, eccolo qua. Pompela! Lui piace da matti la piscina. Ma perché sei scappato se ti piace tanto la piscina, Orion? Eh? Adesso ti deve fare tante coccole, Cassandra, tante. Accarezza, abbraccio confortante. Bentornato.
E non farlo mai più. Su, esci fuori da lì. Dai, abbraccialo. Ma dai, ma perché? Cosa c'è che non va? Oh, aspettate, aspettate, aspettate. Uffi. Ancora, ancora. Dai, che non ho fatto in tempo. Bentornato di nuovo. Diventate compagni? No, 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 no. Non c'è più bentornato. Uffi. Abbraccia. Io voglio la foto del ritorno di... Anche tu, brioche, sì, però facciamo che abbraccia. Ok, boh, è venuta. Bene, fagli il bagno adesso. Fai il bagno a Orion. Sì, poi accarezza anche lei. Accarezza anche lei, dai. E lui la coccola un po'. Madonna, com'è conciato male lui. Poverino. Ma t'avevo detto di andare a nanna, però. T'avevo detto vai a dormire. Vabbè, dormi. Vai, brava, fai il bagnetto a Orion. Poi mi hai raccolto tutta sta roba che abbiamo bisogno di soldi. Raccogli tutto. Ecco, ok. Orion è tornato, evviva, evviva! Adesso vediamo di concludere qualcosa in questa puntata che ci ha sconvolto. Poi riempi e chiama l'animale Orion. L'altra ciotola dov'è finita? È qua. Girala però. Ok, riempi e chiama l'animale Brioche. E poi fai due coccoline con Brioche. Allora, lei aveva il desiderio di prendere la palla. Ah, deve aprire i due sacchettini qua. Deve aprire i due regali. Apri. Questi sono tutti quelli che avevano, che ha trovato Orion. Ecco la palla. No, la palla gliela mettiamo qua. Però non ha accontentato il desiderio perché lei è una sprecona di soldini e vuole assolutamente comprarlo. Ho un altro po' di ciliegie. 70, niente male. Poi vabbè, le venderemo dopo. Tanto ancora siamo a 10.000, ci sta. Oh, il povero Moses, piccolino, come stai? Ti manca il divertimento. Allora vai su, gioca col tuo tablettino. Ecco, gioca lì, va. Guarda, lui manca. Il pensiero gioca a forma Sims. Piccolo. Ok. Allora, lui a posto, tu devi farti una bella doccia. Eh sì. Vai su, fai la pipì e ti fai una doccia. Fai una doccia riflessiva. Sean è ancora a lavorare. Perché litigano cane e gatto? No, perché litigano?
Mangia qui, Orion. Perché sei così prepotente, brioche? Eh? Perché? Sull'aspirapolvere. Cosa deve fare? Parla. Perché chi ti ha detto di parlare, Gioia? Ti ho detto di fare la doccia. Ok, signori, ci vediamo domattina quando succederà qualcosa di più interessante, spero. Visto che Cassandra è rimasta tanto triste per la fuga, adesso ha voglia di intraprendere un'avventura insieme a Orion. E vediamo che avventura intraprendono. Orion è un cane avventuroso. Potrebbe tornare con qualcosa, ma è già sporco di nuovo. Ma insomma, sto Orion è sempre zozzarello. Potrebbe tornare con qualcosa di nuovo. Ok, dai, intraprendete questa avventura, su. Ecco che partono per l'avventura, vediamo dove andranno e soprattutto cosa troveranno. Dove stai andando? Dovrebbero sparire. Intraprendi una. Ok, sono spariti, perfetto. Vediamo che avventura intraprendono. Ah, adesso arriveranno le. Intanto andiamo a vedere come stanno loro. Il piccolo sembra che stia bene, deve far pipì. Adesso ormai sei in grado di. Oh mamma porastella, come sei messo male. Su, vai su, fai pipì, usa il vasino. Intanto il nonno che ha un sonno pazzesco. E allora svegliamo il papà, dai, tu vai a far pipì anche tu. Allora, è il momento di un'avventura, distratto da odori, da che parte devono andare? Stavolta andiamo alla piazza cittadina. Tutto ciò di cui il cane e il suo simo umano hanno bisogno è una semplice visita alla piazza cittadina. Allora, tu abbiamo detto usa e dormi. Invece il papà si può anche svegliare a questo punto e dar da mangiare prima di tutto al suo bambino. Allora, anzi, il bimbo se lo viene a prendere da solo. Questo qui cos'è? Cassandra si gode la routine del suo quartiere, chiude gli occhi e fa un respiro profondo aspettandosi di inalare una ventata d'aria fresca. Invece soffoca tossendo molto bene. Travolta all'improvviso da un tanfo tremendo, Orion l'ha condotta verso un cumulo di sporcizia delle dimensioni di un piccolo schnauzer. Orion si getta in avanti a capofitto e Cassandra ha una frazione di secondo per reagire. Che vuol dire? Ritrai, chiudile gli occhi. Boh, chiudile gli occhi, tu prendi da mangiare. Ah, è avariato. Mannaggia, però. Si avariano, uffa, l'aveva appena cucinato. Apri, succede tutto in un attimo. Sospinti in avanti dalla pura voglia di avventura, cane e umano si catapultano nel fango. Cassandra e Orion terminano la passeggiata arrivando a casa completamente luridi. Nonostante questo, è difficile rimanere arrabbiati. Orion potrà anche puzzare come un bidone di fiuti. Ma scodinzola e Cassandra è felice che si sia divertito. Bene, meno male. Adesso allora Cassandra fa il bagno a Orion. Fai il bagno a Orion. Tu ti apri il frigo e vediamo cosa c'è per il bebè, che non c'è un bel niente. Non c'è un bel niente. Sì, c'è l'omelette che è ancora buona, si spera. No, è vuoto. Benissimo. E allora questa omelette qui, avariata, no, normale. La mettiamo qui e Moses se la prende, amore bello. Mangia omelette. Vai, dopo fai il vasino. Basta col tabletto, ti sei divertito abbastanza. Mangia l'omelette, tu cucina qualcosa, servi la colazione e fai frittelle, poi mi ripulisci tutta sta roba. È necessario un bidone dei rifiuti, io non capirò mai sta cosa, ce l'ho il bidone dei rifiuti. E va buono, ce lo mettiamo noi nel bidone dei rifiuti.
Ok, Moses sta andando a sfamarsi. Cassandra, il bagnetto, bravissima. No, vai a fare il bagno a Orion, Cassandra, perché non me lo fa buttare. Mizzica, anche questa è un po' baggatina, di famiglia. T'ho detto fai il bagnetto a Orion. Fai il bagno a Orion. Ok, poi mangi. Tanto tuo marito sta cucinando. Il piccolo è arrabbiatissimo, poverino. Sì, deve fare la pipì, non ha attenzione. Il nonno dorme. Devi andare su a fare la pipì, poi. Dai, però gli dura poco. Nulla di. No, ma che pizza! Dov'è l'incendio? Adam. Ma meno male che c'è Sean. Oh, devo mettergli anche qui il coso antincendio. Mo, sostituisci, si può, non è disponibile. Va bene. Allora, sostituisci e sostituisci. Aaron, sei un disastro come cuoco. Hai fatto andare a fuoco tutto. E mo il mangiare non c'è più. Mizzica, oh, che pizza! Nonno, già che sei sveglio, occupati del nipotino. Ecco, la fa sul pannolino, lo sapevo io. Ah, amichevole, dov'è? Cambia il pannolino. Ok. E mettilo a nanna, nonno, lo so che sei stravolto, ma sei l'unica ancora di salvezza in questa famiglia. Sean, sveglia amore, svegliati, facciamo cucinare Cassandra che è meglio, magari non dà fuoco alla cucina e tu non stare lì impalato come un baccalà, per favore, siccome devi svolgere ancora incarichi di lavoro, vediamo, eh sì, e allora vai giù e fai un dipinto, fai un bel dipinto. Come non detto, fai nessun dipinto perché sei troppo a disagio per farlo. Allora ripulisci la cucina almeno. Questo lo puoi fare, vero? Butta via e ripulisci. Forza, Cassandrina, che hanno tutti fame qui. Su, gioia, su, cucina, amore, dai. Oh, perché sei ferma anche tu? Vediamo se hai preso qualcosa nell'inventario dal cumulo dell'avventura. No, non c'è niente. Ok, perfetto. Cassandra cucina. Che c'è? Cos'è che non va? Quanto detesto quando muovono la manina. Dai, nonno, bravo amore. Poi ti mando a nanna. Sean ha finito di pulire. Allora mi aggiusta questo coso qui. Sean, mi aggiusti, mi ripari il water e io vi saluto e ringrazio Valuccia Sims di avermi Valuccia Sims di avermi citato nel suo video, nella sua nuova challenge e ringrazio tutti quelli che mi seguono, mi raccomando, commentate e mettete mi piace. Ciao a tutti.